Personaggi del mondo della TV, del cinema, della cultura e della musica sono stati protagonisti a Chieti della prima edizione del Premio Internazionale Anton Giulio Maiano, regista, sceneggiatore teatino, inventore degli sceneggiati televisivi. Momento clou della manifestazione, che si è svolta dal 30 novembre al 3 dicembre, è stata la serata di gala al Teatro Marrucino, seguita in diretta da Rete 8. L'evento è stato realizzato con il sostegno dell'assessorato alla cultura del Comune di Chieti, guidato dal vice sindaco Paolo De Cesare, chairman del premio, e della Camera di Commercio di Chieti Pescara, in collaborazione con la deputazione teatrale Teatro Marrucino, prodotto da Mute Art Produzioni. Presidente onorario del comitato istituzionale Gianni Letta, direttore artistico il maestro Davide Cavuti, compositore cinematografico teatrale per Pasquale Scutieri, Giorgio Albertazzi, Edoardo Leo, Lino Guanciale e Michele Placido, quest'ultimo presidente della giuria, al quale a sorpresa è stato conferito il premio Maiano. Tra i partner istituzionali anche il Ministero della Cultura, la Regione Abruzzo, l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, la Fondazione Aria e la Fondazione Banco di Napoli. I premi alla carriera, nel corso della serata di gala presentata dalla giornalista Mila Cantagallo, sono stati assegnati a 3 personaggi che hanno conosciuto e lavorato con Maiano, che ne hanno ricordato la genialità e la lungimiranza: Giancarlo Giannini, Eleonora Giorgi e Pino Donaggio. L'attore protagonista in David Copperfield e Le stelle stanno a guardare è stato osannato dal pubblico, ha ricevuto l'Achille a cavallo d'argento, opera realizzata da 3D, azienda leader nel campo delle produzioni 3D, dalle mani del vice sindaco De Cesare. L'attore, 80 anni compiuti il 1 agosto, ha detto di apprezzare particolarmente gli spiedini di pecora, ossia i famosissimi arrosticini abruzzesi. La cucina abruzzese un po' la conosce? No, gli spiedini di pecora. Gli arrosticini. Allora, guarda, ci siamo capiti. Il cibo è una delle cose straordinarie, si mangia 2 volte al giorno, figlia mia, ed il cibo non ti tradisce mai, un piacere che non ti tradisce mai. Altri piaceri invece si possono tradire, e tu sai quali che sono. Il direttore artistico Cavuti ha consegnato il riconoscimento all'attrice Eleonora Giorgi, protagonista di Castigo, la quale ha ricordato le origini abruzzesi e il bisnonno di Tagliacozzo. A proposito dell'Abruzzo, io sono Giorgi, no? Però la mia famiglia, tutte le mie 2 nonne, una inglese e una ungherese, mia madre ungherese, Giorgi, il bisnonno, veniva da Tagliacozzo, quindi sono dei vostri. Pino Donaggio, compositore e autore della colonna sonora della miniserie televisiva diretta da Maiano, Strada senza uscita, ha venduto 80 milioni di copie della famosissima canzone Io che non vivo e l'ha cantata a cappella insieme al pubblico, intonandola anche in giapponese. Anatana signi ikite yukenai. No, ma facciamo una cosa, io non canto più da 40 anni, ma se voi mi aiutate possiamo fare un allora, tutti assieme. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia. Grazie. A consegnargli il premio, tra fragorosi applausi, Gabriele Antinolfi, del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Gli altri riconoscimenti sono stati suddivisi in varie sezioni. Il premio come miglior regista è stato conferito a Carmine Lia per aver diretto La Porta Rossa e Sopravvissuti. Per la sezione migliore interpretazione femminile, il premio è stato consegnato dal direttore amministrativo del Teatro Marrucino Cesare Di Martino a Violante Placido per l'interpretazione del ruolo di Elena Ranieri in Fino all'ultimo battito. L'attrice si è esibita cantando e suonando la chitarra in una performance che è stata molto apprezzata dal pubblico. I'm not gonna die for you. You might as well face the truth. I'm gonna sit around for quite a while. Il premio per la sezione migliore interprete di serie internazionale è andato all'attrice abruzzese Lucrezia Guidone per Fedeltà,
trasmessa sulla piattaforma Netflix. A consegnare l'Achille d'Argento è stato il sindaco Diego Ferrara. Per la sezione serie internazionale, riconoscimento anche alla scrittrice americana Tembi Locke, coautrice di From Scratch, serie trasmessa da Netflix e tratta dal suo omonimo bestseller. A ritirare al suo posto il riconoscimento è stata la doppiatrice Paola Maiano, figlia di Anton Giulio Maiano, che ha detto di sentirsi abruzzese. Io sono nata a Roma, ma io mi sento assolutamente teatina ed abruzzese al 100%, cioè sicuramente la tenacia non mi manca ed è una cosa, una caratteristica che noi abruzzesi conosciamo molto bene. Ho tantissimi amici abruzzesi che ho ritrovato nel corso della vita casualmente, ma ci attraiamo come una sorta di calamita, non so perché. Sono vissuta e cresciuta con il peperoncino, quindi non, cioè, e alla fine gli abruzzesi riescono a fare una cosa del genere, che dopo, cioè mio padre è morto nel 1994 e ci sono delle persone giovani che comunque si appassionano a ricordare il lavoro che ha fatto mio padre, e questo lo trovo straordinario, veramente grazie, grazie di cuore, perché si sente la passione che ci avete messo, grazie, è una cosa tipica degli abruzzesi, quindi dai Abruzzo. Per la sezione letteratura il premio è stato attribuito allo scrittore abruzzese e premio Campiello nel 2020 Remo Rapino. A consegnargli il riconoscimento è stato il docente dell'Università d'Annunzio Dante Catenacci. Premio Maiano al regista Pupi Avati per le sue numerose regie cinematografiche e televisive, e in particolar modo per l'ultimo lavoro Dante, presentato in prima assoluta lo scorso 16 giugno a Roma. Presa della serata il premio all'attrice Giuliana De Sio, che ha ricordato non senza commozione l'indimenticabile attore e regista Massimo Troisi. Massimo non era mai banale, era ficcante senza mai essere violento oppure offensivo, aveva una grazia, aveva la grazia, e purtroppo ha avuto la grazia, c'è avuto anche la disgrazia di un cuore malato che lo ha portato via troppo troppo presto. Sarebbe diventato secondo me un grande regista, perché stava crescendo, stava veramente crescendo, e però per fortuna ci ha lasciato questi 5, 6, 7 non so quanti sono film, che ci danno sempre una grandissima allegria a rivederli, e anche a me mi commuove ovviamente vederlo. Il sipario al Teatro Marucino si era aperto mercoledì 30 novembre con la serata inaugurale e la consegna dei riconoscimenti al cantautore Eugenio Bennato e agli attori Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo. Premio a Bennato per aver composto la colonna sonora dello sceneggiato di Maiano L'eredità della priora, a Siravo come migliore interprete maschile per il ruolo di Walter in Le fate ignoranti, la serie del regista Ferzan Ospetek, a Gravina per la partecipazione a numerose fiction di successo, tra cui Il paradiso delle signore. Premiato anche il giovanissimo attore di Chieti, Mauro Marco Tullio. Il 2 ottobre ha ricevuto invece una menzione speciale l'attrice Laura Efrikian, tra gli interpreti dei due sceneggiati La cittadella e David Copperfield, diretti da Maiano. La serata di gala è stata preceduta venerdì 2 dicembre dall'incontro con gli studenti delle scuole superiori di Chieti e giovedì 1 dicembre dalla presentazione del nuovo libro dello scrittore Remo Rapino, Cronache dalle terre di Scarciafratta, eventi seguiti dalla collega Katia Napoleone con le riprese di Diego Martelli.